In questi mesi stiamo assistendo ad una censura senza precedenti nei confronti di tutto ciò che ha a che fare con la Russia. Abbiamo più volte condannato l'invasione, augurandoci un accordo di pace il più veloce possibile e dimostrando piena vicinanza al popolo ucraino. Ma l'accanimento nei confronti dei russi, che non hanno nessuna colpa se non essere nati in quel paese, è francamente a dir poco grottesco. La nazionale di calcio è stata esclusa dai mondiali e anche i club russi sono stati estromessi da ogni competizione internazionale, sia maschile che femminile. I tennisti russi e bielorussi sono stati banditi da Wimbledon. Persino gli atleti disabili non hanno potuto partecipare alle paraolimpiadi. Trattare così gli sportivi è un'ingiustizia e un oltraggio a un intero popolo. La censura si è abbattuta anche su direttori d'orchestra, fotografi, registi, poeti e grandi scrittori come Dostoevskij. E visto che al peggio non c'è mai limite, la Federazione Internazionale dei Felini ha vietato ai gatti russi di partecipare alle esposizioni internazionali, mentre diversi bar in America hanno trasformato il noto cocktail Moscow Mule in Kiev Mule. Ma che senso ha tutto ciò? Se gli obiettivi sono la fine della guerra e dei danni economici ad essa connessi, qualcuno può davvero pensare di raggiungerli boicottando lo sport, la cultura o gli animali? Oramai siamo davvero al ridicolo.